Potrebbe essere decisa da un pugno di voti la sfida che si consuma oggi in Perù, dove il nazional progressista Ollanta Humala e la populista di destra Keiko Fujimori si contendono il ballottaggio presidenziale. 47 anni, ex tenente colonnello dell'esercito, nel primo turno Humala ha sbaragliato i candidati dei partiti tradizionali, ottenendo oltre il 30% dei voti. Ma la sua dichiarata ammirazione per Hugo Chavez spaventa i mercati, che temono una deriva statalista e accentratrice come in Venezuela. La figlia dell'ex presidente Fujimori, un'imprenditrice di 36 anni, piace agli investitori, ma è temuta da quanti ricordano gli eccessi del padre, che sconta una condanna a 25 anni di carcere per violazione dei diritti umani e corruzione.